Al via ad Adrano il piano di bonifica delle periferie cittadine disposto dall'amministrazione comunale. Sono state ripulite arterie all'ingresso della città e spazi degradati da rifiuti di ogni genere. L'intervento più significativo e più atteso lungo la strada che conduce al ponte dei Saraceni, la SP122, invasa da una striscia di rifiuti. Con l'ausilio di mezzi meccanici, gli operatori ecologici stamattina hanno rimosso i rifiuti ed erbaggi ai bordi della strada. È stato così raccolto l'appello di cittadini e associazioni che avevano chiesto la bonifica della strada, ma gli interventi proseguiranno anche in altre zone degradate dalla inciviltà di alcuni signori, ma attenzione alle telecamere mobili già in azione. Per quanto riguarda l'ecopunto di Contrada Santuzza, da registrare un imprevisto che farà slittare di qualche giorno la realizzazione della piccola isola ecologica alle Vigne di Adrano. La ditta che aveva avviato i lavori ha rinunciato all'incarico, pertanto i lavori dovranno essere affidati adesso alla ditta seconda in graduatoria. Ma torniamo alla bonifica di questa mattina sulla strada provinciale 122. Assessore, questa mattina al via il piano di interventi per ripulire le periferie della città. Si parte con la strada provinciale 122, forse l'arteria che aveva più bisogno di essere bonificata in questi giorni. E diciamo che stiamo attenzionando anche alle periferie in questo periodo perché ci sembra giusto, perché la città ha bisogno di un decoro che oggi è anche mancato. Siamo partiti da su dalla Santuzza. Io ho visto il filmato che voi avete, il servizio che voi avete mandato in onda qualche giorno addietro, e per questo vi ringrazio. Questi interventi erano programmati, oggi creiamo di essere un tantino più e attrezzati da questo punto di vista. Sappiamo che i nostri vigili hanno delle telecamere mobili e quindi abbiamo fatto questo intervento, faremo l'intervento oggi stesso se ci arriviamo, altrimenti domani, della cosiddetta strada di Pietra Bianca, e quindi i vigili sanno, continueranno a girare con le telecamere per cercare di prendere questi qua che ci sporcano. Il servizio funziona ad Adrano abbastanza bene e quindi oggi crediamo che l'appello che vogliamo fare è questo: la gente deve differenziare. La gente deve dare una mano a questa amministrazione da questo punto di vista. Noi controlleremo, noi saremo vicini a tutti i cittadini, a tutti quelli che hanno problemi, ma ancora una volta alla città chiediamo aiuto e chiediamo di differenziare e sporcare il meno possibile il nostro territorio. Abbiamo già detto che sono in funzione le telecamere, migliaia le persone che hanno depositato spazzatura in luoghi non consentiti. La gente adesso si aspetta davvero che partano le multe? Io da questo punto di vista io posso dire sì, sono in tanti quelli che abbiamo preso e le multe partiranno. Anzi, da questo punto di vista vi invito già ad andare oggi nel nostro comando dei vigili, perché io li ho già visti, c'è già un bel mucchietto di verbali pronti a partire. Non siamo contenti che partano i verbali, però da un certo punto di vista, se è questa la strada che noi dobbiamo intraprendere per cercare un poco di educare i nostri concittadini, allora questa è la strada. Noi siamo per non sporcare, certamente non siamo per i verbali.